Benvenuti e bentrovati in questa nuova avventura che abbiamo intrapreso assieme al Formez, che in qualche modo accompagnerà l'avvio del nuovo sistema per la rilevazione delle competenze digitali del personale pubblico. Come sapete, questo progetto è partito circa un anno fa. Abbiamo messo a bordo alcune amministrazioni per testare il sistema dal punto di vista del funzionamento e della qualità delle domande. Funziona, come sapete, proponendo delle domande ai singoli dipendenti e su una serie di ambiti di competenza che vanno dalla gestione di dati, informazioni e documenti informatici, alla sicurezza, come gestire i servizi online, la comunicazione sia interna che con gli esterni e anche alcuni aspetti sulle nuove tecnologie e sulla trasformazione digitale, assolutamente diciamo, preminente in questo periodo in cui siamo stati costretti per il lockdown a utilizzare di colpo strumenti di lavoro a distanza verso i quali forse non eravamo completamente preparati. Ebbene, il progetto Competenze Digitali per la Pubblica Amministrazione servirà quindi a valutare le competenze dei dipendenti e assieme al Formez stiamo preparando un piano formativo in modo tale da accompagnare, come si fa diciamo nelle più buone tradizioni sulla formazione, un assessment delle competenze cui segue la formazione sugli ambiti nei quali si rileva una certa difficoltà e quindi che può, in modo tale che la formazione può completare le competenze previste. Allora, cosa facciamo noi? A partire da oggi e ogni martedì, uno degli esperti che abbiamo individuato, che sarà con il quale in qualche modo curerà delle pillole formative in modalità e-learning, che saranno disponibili in estate. Devo dire una data, diciamo che a partire da settembre l'intero programma di formazione sarà disponibile, quindi saranno circa 30 moduli formativi, una cosa abbastanza articolata e di grande dimensione. Ma probabilmente un po' prima di settembre alcuni moduli saranno già disponibili e per voi sperimentabili. Cosa facciamo quindi ogni martedì a partire da oggi? Un esperto illustra quali sono gli ambiti che verranno toccati dalla formazione, con quale grado di approfondimento, quali sono i temi fondamentali e, se posso permettermi di consigliare a voi che siete i miei colleghi, può essere un utile ripasso per poter, diciamo, capire quali sono le materie che dovreste conoscere o rinfrescare prima di fare la sessione di assessment che la piattaforma vi propone. Come sapete, o forse se non lo sapete, ve lo dico io, andate tanto sul sito www.competenzedigitalidellapa.gov.it, su quel sito troverete una serie di informazioni utili per capire come le amministrazioni possono entrare e quindi i rispettivi dipendenti. Ci sono anche delle slide illustrative, vi sono delle piccole informazioni che sono utili per capire qual è l'ambito, però il mio consiglio qual è? Provare prima a ascoltare i nostri webinar, che saranno anche poi disponibili offline per chi non ha avuto la possibilità di ascoltarli in diretta, e so che siete moltissimi, per poter in qualche modo orientarsi correttamente in quest'ambito. Due piccoli consigli. Uno, il primo è non aver paura. Il nostro sistema, alla fine della sessione di assessment, stabilisce che per ogni area e materia di competenza di quelle testate, il sistema verifica se il grado di padronanza è a livello base, a livello intermedio, a livello avanzato. Ebbene, non esiste la soluzione ideale per chiunque, no? È un po' come dire, se ho due medici, un ortopedico e un dentista, devono conoscere allo stesso modo tutte le materie. No. Sono due specialisti diversi, quindi in alcuni ambiti sono simili e comuni e poi sono delle verticalità. Anche per voi sarà così, se volete sapere cosa è accaduto a me, io che pure non sono esattamente un ignorante in materia, quando ho fatto il mio assessment non sono risultato avanzato in tutti gli ambiti, assolutamente no, anzi in alcuni casi ero soltanto base, poi intermedio in altri e avanzato in altri. Quindi è abbastanza normale che sia così. E il nostro sforzo, lo sforzo che sta facendo anche il Formez con noi e i nostri esperti, è appunto quello di mettere a disposizione una serie di pillole formative utili in modo tale che chi ritiene di dover padroneggiare con maggior abilità e competenza un ambito possa selezionare un modulo formativo. I moduli formativi saranno esattamente coerenti ai gradi di padronanza del syllabus. Quindi, non so, una materia è conoscere gli open data, per esempio. Se nell'assessment, nelle domande, non sono in grado di rispondere correttamente, quindi il sistema mi dice, guarda, non sei nemmeno a livello base, troverete un modulo sulla nostra piattaforma, un modulo di formazione, che vi consentirà, seguendolo, pochi minuti, non più di 10 minuti, di poter
successivamente rientrare nella piattaforma, rispondere alle domande e acquisire una competenza di livello base. O così diversamente, potreste essere, che so, sul proteggere i dati personali e la privacy, che è uno degli ambiti, essere di livello base, ma vorreste raggiungere un livello intermedio. Perfetto, troverete sicuramente un modulo formativo che vi graduato e sulla base della competenza base, per portarla da base a intermedia. È necessario che tutti facciano tutto? Assolutamente no, vi sono molti dipendenti che probabilmente per l'ambito in cui lavorano non hanno bisogno nemmeno di una competenza, non so, nemmeno base sul erogare servizi online, perché si occupano di contabilità e magari non è il loro lavoro. Quindi il sistema non fa una classifica delle competenze assolute, perché non esistono, siamo tutti diversi, ma consente a chiunque di misurarsi, all'amministratore di capire come sono distribuite le competenze all'interno della propria amministrazione e a chiunque di scegliere sul percorso personale. I moduli formativi che noi stiamo mettendo in piedi, ripeto, la funzione pubblica assieme al Formez, saranno gratuiti, disponibili per chiunque, per usarli come? Dal computer, come state seguendo questo tipo di piccolo mio intervento. Li abbiamo pensati così anche prima di questa, diciamo, situazione piuttosto sgradevole del lavoro costretto a casa. Il lavoro a casa è molto piacevole, diciamo, costretto un po' meno, e il sistema sarà ancora così, quindi può essere utilizzato a qualunque ora del giorno e della notte, su dispositivi che vanno dallo smartphone ai tablet, al personal computer. E seguiteci sui nostri siti, sia Formez che Funzione Pubblica, sui nostri canali, in modo che possiate vedere esattamente il calendario. Vi ripeto, la prima edizione sarà comincia oggi, che è il 12 di maggio, e ogni martedì avrete una pillola nuova con un nuovo esperto. Grazie a tutti e buona prosecuzione. Grazie.